perché siamo qua e perché siamo venuti qua. Io sono consulente della ditta Granese, vi ringrazio per l'opportunità che ci ha dato anche di incontrarci oggi. E perché? Perché rispondo molte volte, spesso durante il giorno, a delle telefonate che tutti quanti voi mi fate e altri colleghi come voi che non sono presenti mi fanno sui cantieri, sulla messa a terra dei cantieri, sui quadri elettrici dei cantieri, sulle impianti di terra che si trovano uno collegato da una parte e l'altro collegato dall'altra, se due puntazze, due dispersori vanno bene, se vanno bene tre, se vanno bene due, e quindi una serie di cose che ogni giorno devo rispondere a tutti quanti. Sicuramente vengo dalla scuola di Lucio Bendi, quindi penso che le risposte che vi do almeno al 90% siano quelle certe, però naturalmente l'errore è umano, lo possiamo fare tutti quanti, e questa è un'occasione che ci tenevo ed è importante perché si parla di contatti diretti, si parla di terre di cantiere, terre di industria a livello industriale, scariche atmosferiche e quant'altro, quindi non mi dilungo. Passo subito la parola a Adriano Granese per i saluti di tutti. Sì, ok. Buonasera a tutti, penso ci conosciamo senz'altro. Allora, io sono molto contento stasera di poter essere qui insieme a voi e di questo devo ringraziare innanzitutto la Sidelmed, che c'è con l'ingegnere Di Lecco qui presente, perché ci ha dato modo e agio di poter organizzare questo incontro. Il presidente Pascal, del CPT di Salerno, voglio dire che per me è un'autorità ed è un caro amico. Lucio Bendi poi da questo punto di vista è un aspetto molto particolare. Io ero bambino e quando stavo con mio padre ricordo Lucio, è un modo anche per smascherare l'età, che incontrava mio padre, quindi un fatto anche affettivo. Carmine lo conoscete, voglio dire, sicuramente quindi un relatore, vedete, ha assunto un ruolo più centrale. Io sono contento innanzitutto per due ragioni. La prima è che noi come azienda stiamo focalizzando l'attenzione per fare una serie di incontri periodici. Abbiamo iniziato a novembre, questo è il secondo incontro. Nell'anno 2010 prevediamo di fare 10 incontri, quasi uno mensile. In questi incontri il nostro intento non è quello di vendere prodotti, è quello di stare una giornata, delle ore insieme e focalizzare l'attenzione su quelli che possono essere argomenti che riteniamo importanti. È un modo anche per scambiare, voglio dire, delle opinioni, per incontrarci, per capire anche se ci sono delle cose da fare insieme. Quindi questa sera la tematica è la sicurezza e nel caso in modo specifico la messa a terra degli impianti. Quindi, ripeto, vi ringrazio. Il secondo aspetto, voglio dire, è che noi abbiamo allestito questa piccola sala perché gli incontri, come dire, gli incontri che richiamano 50, 60, 70 persone, noi li diamo poco fruttiferi da un punto di vista di scambio. Cioè in questi incontri la cosa importante noi riteniamo che sia poter scambiare le opinioni. Voi potete interagire, perché spesso ecco, quando si stanno 50-60 persone che succede? Che si sta in ossequio, silenzio, però non c'è quel feedback, quello scambio continuativo che è secondo me la cosa fondamentale. Quindi una parte di questa lezione sarà registrata su questo blog, quindi chi vuole poi rivedersi siamo sul blog e il collega Angelo Gargaro che sta facendo le riprese perché poi Granese considerabilmente farà un DVD e quindi sarà distribuito a tutti quanti voi perché poi ci saranno delle domande, ci saranno delle risposte di Lucio Bendi, per cui se qualcuno gli sfugge qualche cosa sulla domanda e sulla risposta sull'impianto di terra potrà avere il DVD e quindi se lo va a fare i saluti al mio caro presidente perché sono un consulente del CPT e quindi con grande piacere e onore sono ancora al presidente per i saluti e per qualche cosa sulla sicurezza. È un organismo bilaterale che è costituito dalle parti sociali, riconosciuto dal testo unico all'articolo 51 che definisce bene chi sono questi organismi. Io rappresento l'edilizia, come però ci sono anche altri settori che vengono così utilizzati, questo organismo bilaterale. Questo qua, l'edilizia ha avuto la fortuna perché si autofinanzia con le imprese, quindi non è finanziato dallo Stato, quindi voglio dire noi siamo deputati per dare servizi alle imprese. L'attività nostra principale è quella della consulenza audit sui cantieri, è quello là della formazione e informazione e noi diciamo a questo momento, perché da questo voglio dire significa che cosa? Significa portare una serie di conoscenze
nel normalmente nei casini, che questo ci aiuta moltissimo a definire quello che sta succedendo, di costruirsi chiaramente, insomma, che ci sta portando a un buon livello di diminuzione degli infortuni. Perché l'infortunio è tutto un processo che non sto qui a raccontarvi quanto sia negativo per quanto riguarda i settori, che siamo sempre sotto gli occhi di ingrandimenti, che sembrerebbe quasi che l'edilizio o l'impiantistico, insomma, la filiera che ci gira intorno, non facciamo niente. E invece noi vogliamo dimostrare, questo mi fa piacere, ecco, mi abbaccio il ragionamento, che una serie di incontri e di seminari sicuramente porterà qualche utilità, e sicuramente, anche se noi non lo avvertiamo, quello, il nostro modo di formare, addestrare e di comunicare avrà fatto un suo effetto non riconosciuto, perché non lo vediamo, perché se questo significa non far succedere un infortunio di una mattina che stiamo facendo un'attività, significa che noi abbiamo fatto un buon lavoro. Quindi il CPT, questa è la sua funzione principale. Tra le altre cose fa ricerca, insomma, si inserisce nel bagno delle scuole, perché facciamo il testo unico, lo dice oggi, però noi lo facciamo già dal 2002, quindi gli istituti tecnici per geometri e gli superiori, noi facciamo formazione ogni anno alle quarte e quinte classi, e quindi voglio dire, nel tempo ci stanno così conoscendo, e quindi oggi lo dice il testo unico, però noi già lo facciamo da tanto tempo, ma questo ce lo riconoscono. Siamo partner con l'ISPES, voglio dire, su progetti nazionali e internazionali. Questo è un ragazzo di quinto anno che ha realizzato e ha vinto il premio di Sanremo.